Dante, dicevo, è un autore imprevedibile, è un autore della catastrofe, ma è contemporaneamente, e con questo vorrei concludere, anche l'autore del riscatto dell'umanità. È per noi forse incredibile, forse la cosa più imprevedibile, più stupefacente per noi moderni, ma Dante scrive il suo poema, scrive la commedia, nella fiducia, forse perfino nella certezza, che scrivendo quell'opera l'umanità troverà la strada della salvezza. Dante confida che illuminare il mondo sulle sue storture, sui suoi vizi, sui suoi errori, mostrare al mondo la strada della redenzione e della salvezza avrà un significato irreversibile. Crede che quello che sta facendo, con uno sforzo disumano negli anni dell'esilio, quest'opera che gli ha veramente rubato la vita anno dopo anno, sarà un'opera che consentirà al genere umano di ritrovare la sua strada, così come la ritrova Dante nel corso del poema. È chiaro che questa è un'utopia, è chiaro che questo è, appare ai nostri occhi perfino un peccato ingenuo di orgoglio, ma io credo che non si possa scommettere su nulla di più bello e di più importante oggi che questo, un giovane, molti giovani che come Dante credano di nuovo che il loro agire personale, quello che loro faranno nella vita, possa di nuovo cambiare il corso del genere umano, possa permettere alla nostra catastrofe di ritrovare un senso, di ritrovare una strada. That's all, folks.